succederà è difficile prevedere, che qui come al solito grandi progetti, grandi cascine e purtroppo siamo tra le montagne di sterco e edifici pericolanti. Chi deve accudire i cavalli, che qui sono più di 70, ha avuto uno sfratto esecutivo per cui non si sa né dove finiranno i cavalli né dove finiranno le persone che devono accudire ai cavalli. Quindi, insomma, sono una quarantina di famiglie che non sanno quale sarà il loro destino, che è ovviamente collegato alla destinazione dei cavalli, perché qui le scuderie hanno un vincolo e devono rimanere tali, e sembra che invece ci potrebbero essere altre destinazioni che il comune ha fatto sapere. In questo, diciamo, interregno che non si sa cosa fare, ne hanno staccato la corrente, hanno razionato l'acqua e quindi è anche difficile accudire i cavalli, quindi non si sa quale sarà il destino a breve. L'unica cosa che sappiamo è che c'è un grandissimo degrado, ci sono edifici pericolanti, c'è sporco da togliere, è difficile lavorare e soprattutto, se date un'occhiata alla pista, c'è l'erba altissima e in questo momento è il comune che dovrebbe occuparsi di queste cose e non lo sta facendo. Questo è il sistema Renzi, in tre righe si manda una lettera in cui si avverte i lavoratori e i cavalli che hanno uno sfratto, quindi in 15 giorni loro devono prendere e abbandonare la struttura. Loro sono qui dentro, sono le due facce, i due pesi e le misure dell'amministrazione di Renzi, per cui quando ad occupare una struttura è il movimento Lotta per la Casa, gli si paga la sede, gli si paga la luce, gli si attacca, gli si fanno tutti gli allacciamenti. E poi quando ci sono delle persone regolari che hanno sempre contribuito a questa struttura, che lavorano, che fanno dei sacrifici per salvare i cavalli, vengono avvertiti in poche righe di abbandonare questa struttura e sono costretti così, se non hanno la possibilità economica di trasferire i cavalli da altre parti, a uccidere il cavallo o a macellarli. Questo secondo me è una situazione inaccettabile e vergognosa dell'amministrazione. Oggi abbiamo la chiusura di un cerchio, cioè il fallimento totale dell'operazione che Renzi voleva fare sugli ippodromi fiorentini, ovvero quello di realizzare un impianto sportivo per trotto e galoppo al Visarno, un impianto di allenamento e di custodia dei cavalli alle Mulina. Fallimento totale, perché l'impianto sportivo, l'abbiamo già denunciato tante volte, non funziona, non entrano i soldi nelle casse comunali perché il comune non è stato ancora in grado di consegnare la struttura a chi ha diritto, avendosi giudicato una gara, di gestirlo. L'ultima, due settimane fa, un raduno motociclistico abusivo che ancora il comune non ci ha detto chi l'ha organizzato nell'impianto del Visarno. Le Mulina dovrebbero essere l'impianto di allenamento e di custodia dei cavalli. Beh, basta guardarsi intorno: edifici abusivi, mucchi di letame, persone che sono domiciliate e vivono in strutture che veramente fatiscenti anche per contenere un animale. Quindi questo è un fallimento totale dell'amministrazione comunale. Credo che prima di presentare master plan sulle cascine, i progetti sulle cascine del 2020, credo che il sindaco debba dare una risposta a queste persone nel 2013 più che nel 2020.